Mi piace molto questo taglio di classe, di gruppo, perché è oltre le 12 persone, in cui si crea un rapporto uno a uno, più o meno la soglia è 12. Sopra le 12 non si riesce mai a guardare tutti negli occhi e si inizia a guardare zone del gruppo, ma siete, una trentina più o meno, non siete più di una trentina, credo, a spanne, e quindi vuol dire che si mantiene un clima quasi familiare e si riesce a costruire un dialogo. Che è quello che mi piacerebbe fare questa sera. Io sono Fabio Lodo, vi hanno già detto qualche cosa, qualcuno mi conosce già, qualcuno ha già studiato con me. Io insegno presso WEN, agopuntura e medicina cinese, una scuola di Milano, e insegno medicina cinese per una scuola americana che è l'ATS, l'Associazione per la Conservazione della Conoscenza Tradizionale Cinese. Quindi sono all'interno, diciamo, di quella parte di agopuntura, ma anche quella parte umanistica. Che è stata ben riassunta dalla locandina che ho letto proprio poco fa, che mi è stata preparata da Silvia. Avete già fatto voi qui una conferenzina sulla medicina cinese, una conferenza sulla medicina cinese. Quindi, quando si trattava di riproporre questo argomento qua con voi, mi sono chiesto che cosa posso dargli di più, perché avete già sentito della medicina cinese, probabilmente. Avete già sentito che è una medicina energetica, che vede l'uomo, diciamo, fra il cielo e la terra, come vengono riequilibrate le energie, agopuntura, 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 detto un sacco di volte. Questo è quello che di solito succede. Però la medicina cinese è qualcosa di molto più ampio, molto più esteso. E quindi volevo cercare di, in questa oretta che abbiamo questa sera, cercare di mostrarvi che cos'è la medicina cinese, da dove viene, dove ci porta e soprattutto. Noi che cosa ci portiamo a casa dalla medicina cinese? Che cosa possiamo imparare in questa sera? Quali sono gli spunti che possiamo trarre per vivere meglio, per avere qualcosa di più? E per far questo ho pensato di ispirarmi alla tradizione, perché è un po' il mio lavoro. E c'è un importante libro di medicina cinese che è il Neijing Suwen, il classico di medicina interna dell'imperatore giallo. Questo è il momento in cui guardo se qualcuno fa sì con la testa. questa è la traduzione italiana, credo. Ed è il più importante, diciamo, libro di medicina cinese. Se vogliamo, il primo, ed è l'unico, il più antico che è sopravvissuto, è quello che tutti dovrebbero leggere e che consiglio a tutti. Ed è uno di quei libri che viene dalla tradizione orale, quindi è scritto come un dialogo fra l'imperatore, l'imperatore giallo, l'imperatore della Cina, e il suo medico di corte. Che è il medico che risponde alle domande. E attraverso questo dialogo viene spiegata cos'è la medicina cinese e come si deve comportare un uomo per vivere meglio. Io vorrei riprendere questa struttura. E quindi darei a me il, se vogliamo, difficile compito del medico di corte. Io devo rispondere alle vostre domande, mi divertirò a farlo. E a voi darei il ruolo dell'imperatore giallo, del sovrano della Cina. Che è quello di divertirvi, di trovare delle domande che vi stimolino, che vi incuriosiscano in qualche modo, e vi lascio il divertente ruolo di mettermi in difficoltà. In questo modo, secondo me, riusciamo a costruire un bel dialogo e a portare avanti una costruzione di qualcosa sulla medicina cinese. Chiaramente, quando si inizia a fare queste cose, conviene rompere un po' le acque. Quindi io inizierei a portare avanti il discorso parlando di questo libro. Il primo capitolo di questo libro parla, esordisce con una frase del tipo che nelle epoche passate, questo è un libro di 2000 anni fa, innanzitutto, che è stato compilato intorno all'anno 0, fra il 200 a.C. e il 200 d.C., durante la sintesi della dinastia Han, ma viene sicuramente da prima. Quindi potrebbe avere un 3000 anni, così a spanne. Più di 2000, meno di 4000, da qualche parte lì nel mezzo. Il primo capitolo di questo libro ci riferisce che nelle epoche passate gli uomini seguivano i ritmi della natura e vivevano più di 100 anni. Vivevano in armonia col Tao, il Tao, quello del Tai Chi, e riuscivano a raggiungere la longevità. Oggi invece gli uomini sprecano le loro energie, non vivono più coi ritmi della natura e così consumano la loro essenza. La loro mente vaga senza riposo e alla fine muoiono prima che sia giunto il loro destino. E mi ha sempre colpito questa parte perché mi sembrava che tutto sommato non,
siano cambiate molto le cose negli ultimi 2000 anni. Forse è sempre stato così, io questo non lo so. E una cosa bella della medicina cinese è che questo libro, che oggi neanche più i medici leggono, neanche più chi fa medicina cinese legge, una volta veniva letto da tutti i letterati. Non c'erano molti libri in circolazione 2000 anni fa in Cina, neanche da queste parti, e chiunque fosse un letterato, chiunque avesse accesso ai libri, doveva leggere quei soliti 10 libri, faceva parte di un club molto ristretto. Leggeva Lao Tzu, Confucio, Mencio, e i classici, i 4 classici. Il Neijing Suwen è proprio uno di questi, uno di quei libri che tutti i letterati avevano letto o dovevano leggere. Qualcuno apre la porta. Questo perché tutti dovevano essere in grado di avere informazioni su come vivere in armonia col cosmo e saperlo insegnare alle persone per cui lavoravano e venivano pagati per questo. E la medicina cinese, oggi se la vediamo come viene applicata, giustamente se ne parla dell'applicazione negli ospedali, principalmente solo di agopuntura, quindi già da medicina cinese si, come dire, stringe il fuoco sull'agopuntura e si fa l'errore di credere che l'agopuntura sia tutta la medicina cinese. In realtà l'agopuntura è uno strumento, ma il ragionamento dietro è la medicina cinese di cui parleremo. E si parla solo della parte applicativa, come si utilizza l'agopuntura, non la medicina cinese, per trattare una certa patologia. E questo è un buon ragionamento se vogliamo capire come utilizzarla, come trattare il malato. Ma la medicina cinese fa molto di più di questo. È un sistema che ci permette di capire come vivere in armonia con la natura e cercare di non ammalarci. E se non siamo tanto bravi o le cose vanno male, perché poi la vita va avanti e le cose succedono, ci offre delle soluzioni attraverso il ragionamento della medicina cinese. Per cui un medico può fare poi una terapia con l'agopuntura, con le erbe, con dei consigli, ginnastiche energetiche, correggere le abitudini di una persona, dare dei consigli pratici, oltre all'agopuntura, le erbe, la terapia, quella propriamente detta. Domande fino qua? Inizio a stuzzicarvi un po' perché sennò qui vado avanti. Una delle parti più interessanti della medicina cinese che ho visto, che ho incontrato, è una leggenda, quella che traduco per semplicità come la leggenda dei 10 centenari, che è la storia di un uomo che incontra, ne ho parlato tantissimo nei miei video, potete trovarla facilmente online, tutto gratuito. Parla di un uomo che incontra in un pellegrinaggio 10 centenari che sono a un tavolo, che mangiano e bevono e sono tutti molto contenti. È curioso di capire come hanno fatto tutte queste 10 persone a raggiungere i 100 anni, un'età così avanzata, e gli chiede di svelare il loro segreto. E ognuno di loro dà il suo segreto personale per raggiungere la longevità. Non credo che riuscirò a ricordarmeli tutti e 10, ma vi faccio qualche esempio. Uno diceva: io in vita mia non ho mai fumato né bevuto, e ci dà un primo input. Il secondo suggerisce che lui è arrivato alla longevità, ha ottenuto questo, perché dopo mangiato fa sempre 100 passi. Un altro sostiene che è arrivato a 100 anni perché è vegetariano. Un altro ancora dice che lui si muove tutti i giorni, fa esercizio. Un altro dice che fa tai chi tutti i giorni. Un altro ancora dice che tutti i giorni lui fa una passeggiata nel bosco per mantenersi in contatto con la natura. Un altro ancora che tutti i giorni fa il bagno al sole, sottolineando che il sole è la fonte del suo benessere. Un altro ancora parla delle emozioni. Dice che lui in vita sua si è sempre tenuto lontano dai dispiaceri. Questi sono tutti input che mi sono divertito ad analizzare da un punto di vista di medicina cinese e di medicina occidentale. E questo periodo storico per me è particolarmente interessante perché abbiamo due grandi medicine, ne abbiamo tante, ma nella mia testa ce ne sono due grandi per capacità e per consistenza storica. Una è la medicina cinese e l'altra è la nostra medicina occidentale. Un tempo la medicina cinese veniva chiamata Yi, che sarebbe medicina, adesso la chiamiamo Zhong Yi, cioè la medicina cinese, Zhong e Zhong Guo, l'impero di mezzo, quello della Cina, e si contrappone a quello occidentale. Quello occidentale ha tutti i vantaggi della scientificità, dei grandi microscopi, della capacità di intervenire su piccoli meccanismi, ha lo svantaggio dell'esperienza, un po' povera di esperienza, e pecca dell'arroganza di tutti quelli che sono giovani, diciamo,
Ma glielo concediamo perché è un giovane ma molto promettente. E dall'altro lato abbiamo una medicina millenaria con un po' tutti i problemi di essere un po' bacchettona su certe cose, di essere un po' impostata su altre, ma ha l'indiscutibile vantaggio dell'esperienza. E in questo momento storico noi possiamo, grazie a internet per esempio, raggiungere la conoscenza tradizionale cinese e vedere perché questi consigli sono così importanti per l'essere umano: fare 100 passi dopo mangiato, stare lontano dai dispiaceri, stare in contatto con la natura, per la medicina cinese, cioè perché quelle cose ci fanno così bene. E dall'altro lato, sfruttare la medicina occidentale. Che ricerca c'è sulla base di queste cose? Che cosa ne sappiamo dell'alcol? Fa bene o fa male? Il fumo fa bene o fa male? Fare 100 passi dopo mangiato è importante o no? Perché è importante? Che cosa succede? E l'analisi della, diciamo, della letteratura scientifica presente oggi, confrontata con la conoscenza cinese tradizionale, sembra collimare perfettamente. Cioè, mi spiego meglio, le ricerche scientifiche, le evidenze scientifiche che abbiamo oggi tendono ad andare nella stessa direzione di quello che i cinesi ci dicevano 2000 anni fa, 1500 anni fa. Come facessero a saperla non ne ho nessuna idea. Forse l'esperienza, forse il fatto che sapevano osservare. Erano loro tanto bravi ad osservare quanto noi siamo bravi a fare le meta-analisi, forse. E quindi in questo periodo storico possiamo forse avere la presunzione di capire che cosa ci fa bene e che cosa ci fa male. Poi farlo è tutto un altro paio di maniche. Però abbiamo almeno delle linee guida. E questo non è agopuntura, non è fitoterapia cinese, è medicina cinese, buon senso, ed è una cosa che vi potete portare a casa e sfruttarla. Domande? Imperatore giallo, allora arriveranno. Va, eccola qua. Ripeterò ogni volta tutte le domande perché, essendo con un microfono qua, se non le ripeto, non si sentono. Quindi si sta andando nella direzione per cui ci sono delle prove scientifiche sul discorso energetico, quello che prima era considerato, diciamo, un'incognita, no? Non si capisce come mai la medicina cinese funzioni, sì, ok, si sa di individuare, si Sì, la domanda è. Quindi, sulla base di quello che ho detto, adesso esistono delle prove riguardo al discorso energetico, come mi piacciono queste cose, e che ci permettono di provare quello che si diceva. No. Do una spiegazione breve o una lunga? Voi potete avere domande brevi, io di solito spiegazioni lunghe. Cercare di spiegare l'energia con i nostri sistemi è come cercare di misurare un peso con un metro. Non ci riusciamo, non si riesce. Anche perché il sistema della medicina cinese affonda le radici nel taoismo. Quindi prima abbiamo il taoismo, contatto con la natura, ok? Il taoismo nasce non come una religione. Chi dice che il taoismo è una religione si sbaglia. Voi potete dirlo, è sbagliato. Il taoismo è una filosofia, se vogliamo. Un desiderio, un'aspirazione. La natura è perfetta, io voglio essere come lei. Quindi cerco di fare tutto quello che posso per vivere come la natura. Questo è il taoista. Ed è difficilissimo essere taoisti perché non devi fare niente. Invece, se fate, non so, i buddisti, per esempio, ci sono buddisti tra di voi. C'è la tendenza a dover pulire il karma, a dover recitare le sutra. Pulire il karma vostro, il karma dei vostri antenati, liberare le altre creature, insomma, avete una giornata impegnatissima. Quindi è più facile, se vogliamo, in quel senso lì, rispetto a essere un taoista. Però il buddismo, guardavo prima quel dipinto in fondo alla sala, che deve essere un buddismo cinese, è arrivato in Cina, in un certo periodo storico, e ha iniziato a fare proseliti. Perché non c'era una religione in Cina, c'era solo il taoismo. Ed è arrivato il buddismo con questa idea di salvezza dopo la morte, di questa possibilità di reincarnazione, divinità con mille braccia, fuoco e fiamme. Sembrava un po' Hollywood. E ha fatto una grande presa. E la necessità dell'imperatore era stata quella di costruire una religione che si potesse contrapporre al buddismo che arrivava dall'India. Hanno guardato cosa avevano. Avevano Lao Tzu, il taoismo. Hanno preso Lao Tzu, Lao Tzu, l'hanno fatto diventare una divinità e hanno creato una religione
di fatto. E quindi a quel punto lì si creavano tre dottrine, che erano il confucianesimo, il buddismo e il taoismo. Non mi perdo. Nasce questa medicina dal taoismo. E il taoismo aveva un linguaggio rappresentativo. Il primo capitolo del Tao Te Ching, secondo libro che vi raccomando, forse ancora di più di quello di medicina, è il libro del Tao, il libro del Tao e della virtù, ci sono tantissime traduzioni. Pensate che è il libro più tradotto al mondo dopo la Bibbia cristiana, per darvi un'idea di quanto, credo che il terzo sia il Piccolo Principe, però il gran libro. Ma lasciate stare, state sul libro del Tao. Il primo capitolo cita un certo Ming Ke Ming Fei Chan Ming. Il nome che lo puoi nominare non è più quel nome. Il Tao, che noi chiamiamo Tao, non è già più quel Tao. È come dire che lassù c'è una realtà che capiscono, una sorta di ultimo disegno, che nel momento in cui noi lo riusciamo a capire non può essere più quello lì, perché la nostra mente è limitata e non riusciamo a catturarlo. E allora hanno sviluppato un linguaggio rappresentativo. Dovevano chiamarlo in qualche modo, questa sorta di divino, questa sorta di qualcosa che c'è nel mondo, qualcosa che c'è nella natura, quella scintilla divina che muove tutto. E ci hanno messo in guardia nel primo capitolo, ci hanno detto, questo lo chiamiamo Tao, ma non fermatevi sulla parola, è qualche cos'altro. Ok? Un linguaggio rappresentativo, un nome per avere un dialogo serviva. E la medicina viene da lì. E quindi la medicina cinese usava un linguaggio rappresentativo per indicare un insieme di fenomeni. Quello che noi chiamiamo oggi energia, che è quello che, l'ho presa un po' da lontano, quello che menzionava lei poc'anzi, poco fa, i cinesi la chiamavano qi. Qi non vuol dire niente. Se io prendessi il cellulare, cosa che non posso fare perché sta riprendendo, è una bellissima applicazione, che è un dizionario cinese, e se metto un carattere, in questo caso C, mi può dare tutte le traduzioni possibili e tutte le composizioni, sia con un carattere C, con un carattere prima o un carattere dopo. E a seconda del contesto, C assume significati diversi. Questo perché C vuol dire qualche cosa, può essere tradotto come vapore, può essere tradotto come energia, che è un ottimo termine di traduzione, ma non se lo immaginiamo come energia qualcosa di fantastico, qualcosa di talmente speciale che la nostra medicina con i suoi giganti microscopi non riesce a trovare. Io credo che questa medicina che viene dal taoismo usava un linguaggio rappresentativo e ci dà, con questo termine C, una spiegazione per i fenomeni che avvengono nel corpo. Una buona traduzione di C è le cose. Dire che la mia mano è piena di C vuol dire che la mia mano si sta scaldando, si sta vasodilatando, le citochine invadono i vasi sanguigni, si sta attivando, c'è un processo di attivazione, c'è più C. Ma se diciamo che c'è più citochine, allora diciamo che dire citochine non vuol dire più sangue. Se diciamo sangue troppo generico, includiamo le citochine, ma non includiamo più, per esempio, la vasodilatazione muscolare. Per usare un termine che possa abbracciare tutto, i cinesi usavano il termine qi. E quindi quando si cerca di dimostrare il qi, è un problema perché non si sa che cosa misurare. Mi segue? Mi seguite sin qua? È chiaro? Ok. E un seminario sul C era una di quelle cose che volevo tanto fare, è uscito questa sera, sì. E sarebbe molto interessante, andrebbe preparato un po' meglio, ma mi sembra che sin qua si capisce la cosa. Infatti i cinesi dicevano che tutto è C, tutta è energia, e va molto bene grazie a questo preciso periodo storico, perché noi sappiamo, grazie ad Einstein, che la massa è energia, cioè la materia è energia. Quindi tutto di fatto è energia, anche se per me, che ho una mente un po' limitata, l'energia elettrica è una cosa, il vento è un'altra, un piede è un piede. Dire che tutto è energia, che un tavolo è energia, che questa sedia è energia, non ce la faccio. Intellettualmente posso capirlo, ma mi fermo prima, perché per me una sedia, l'energia è energia. Quindi ai fini della medicina cinese preferisco chiamare energia per praticità certe cose, ma la mia mente di medico occidentale tende sempre a pensare che sta succedendo qualche cosa lì dentro,
che potrebbe essere misurabile se sapessimo che cosa misurare. In realtà questo ci è un insieme di fenomeni. Al punto che gli stessi cinesi, quando nei libri successivi, oltre a quello di cui vi ho parlato, iniziano a parlare di clinica, iniziano a definire diversi tipi di Qi e arrivano a definire una quarantina, se non sbaglio. Perché il Qi di questo, il Qi di quello, il Qi di quell'altro, sono termini che diventano necessari per specificare di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando del Qi respiratorio, il Qi del cielo, l'ossigeno, quello che potremmo chiamare l'ossigeno, o il Qi alimentare. Cioè l'energia, scusate, il nutrimento che dagli alimenti estraiamo e lo trasformiamo in sangue. Qi può essere tradotto come energia, se lo consideriamo come energia nel senso più vasto, più fisico del termine, oppure come le cose, che è quello che preferisco fare. E poi il Qi viene segmentato, lo contrappongono con il sangue, per esempio, come lo yang e lo yin, fanno una divisione, dicono questo è Qi, questo è sangue. Tutto è Qi, ma una parte più immateriale che dà la funzione energia è Qi, e una parte più materiale invece che porta nutrimento, liquido, solido, essenza, è sangue. Queste sono tutte divisioni che fanno nella medicina cinese. Quindi per rispondere alla sua domanda, prendendola molto da lontano, no, purtroppo non è stato dimostrato il mondo energetico della medicina cinese, probabilmente perché è un linguaggio rappresentativo. Non è che gli scienziati non sono in grado di dimostrare dei fenomeni. Quello che hanno dimostrato è l'efficacia di questo sistema per dimostrare la realtà. L'agopuntura è efficace anche se non si sa ancora perché. È molto facile misurare, per esempio, un fenomeno. Io prendo 1.000 persone, gli metto l'ago, vedo come stanno prima, vedo come stanno dopo, se stanno meglio funziona. Dimostrare che cosa è successo nel mezzo è ben difficile, perché che cosa misuro? Misuro le citochine o misuro il sangue? O misuro magari la trasmissione nervosa? O li metto dentro una risonanza e guardo cosa succede nella testa? Sono tutte cose valide, ma sono tutte cose che costano e sono tutte difficili da misurare perché non abbiamo dei parametri di riferimento. Due grossi sistemi medici, due linguaggi completamente diversi, ma se riusciamo a fare un passo indietro, un po' come i taoisti, riusciamo a capire che cosa significano. Quindi riusciamo a vedere come la medicina occidentale ci suggerisce, per esempio oggi, che ogni pasto andrebbe, parlando di alimentazione, composto, mi sembra che sia la Food and Drugs che ha dato di recente queste indicazioni, che ogni pasto sia composto da proteine, cereali, verdura, frutta, insomma, sia completo in ogni sua parte, che non debba essere spezzettato tipo solo proteine, solo verdure, che la cosa migliore sia poco di tutto. E curiosamente nel 700 d.C. o giù di lì, epoca Song, Sun Simiao, uno dei medici più famosi, uno dei miei personaggi preferiti, una volta era l'uomo ragno, adesso sono passato su Sun Simiao, dovevo spezzare un attimo questo momento, non me ne vogliano i grandi medici del passato, e Sun Simiao ci consigliava di fare proprio questo, cioè di utilizzare un'alimentazione che comprendesse tutto. Più le cose sono saporite, meno se ne mangia, abbondare con certi tipi di cereali, cereali completi, aggiungere poche proteine, un tot di verdura, eccetera, eccetera. E a me affascina tremendamente vedere come la moderna ricerca scientifica sia scorra parallela a quello che si diceva in passato. Un altro esempio è quello dei 100 passi dopo mangiato, per esempio, che ho sentito per la prima volta a Pechino non tanti anni fa. Dopo una mangiata pantagruelica, il Jiang, amico di un mio amico che conoscevo proprio in quel viaggio poco prima, mi ha suggerito Fan Ho Bai Bu Zhou, che vuol dire dopo pranzo fai 100 passi. E non capivo il significato, però quella cosa mi è rimasta in testa. Per la medicina cinese è importante muoversi dopo mangiato perché col cibo lo stomaco si riempie. E l'energia tende a spostarsi in questa zona. Camminare dopo mangiato, non fare una corsa o scalare l'Everest, camminare ci permette di mantenere l'energia in questa zona senza doverla togliere, ma col movimento attivare la loggia della terra, quella che in medicina cinese chiamiamo Milza, in sostanza il gastroenterico. Il gastroenterico viene agevolato se c'è un movimento costante, come la peristalsi, ok? Quindi camminare facilita la digestione. Voi ci pensate? Con la camminata il diaframma fa su e giù e
e quindi inizia a spingere un po' sullo stomaco. Con la camminata si muove l'addome, si muove il bacino, quindi lo stomaco viene massaggiato e oltre ad avere il calore, ad avere i succhi gastrici, si muove e quindi c'è un processo di digestione. Queste cose non fanno parte, non vengono descritte nella medicina cinese, ma le trovate come ricerche occidentali. E per me è molto interessante questa cosa. Lo stomaco addirittura è fatto per... deve fare due funzioni. Noi parliamo solo di digestione, ma deve fare due cose. La prima è digerire e la seconda è svuotarsi. La seconda funzione viene sottovalutata, si chiama house cleaning, fare le pulizie in casa in sostanza. Viene completamente bypassata dai ragionamenti moderni, cioè si tende a mangiare mattino, poco di solito, pranzo, cena, molto, si mastica sempre qualche cosa e in sostanza lo stomaco ha sempre qualcosa dentro, quindi non è mai vuoto. E il fatto che lo stomaco sia vuoto permette a tutto l'intestino di muoversi e avere un momento di riposo, e di riposo vuol dire disinfiammarsi. Se lo stomaco è sempre pieno, inizia a mandare avanti del cibo che non è digerito, che non è ancora completamente processato. E quindi questo vuol dire portare nel digerente del cibo che è in uno stato, in una conformazione che non dovrebbe esserci. E quindi cosa succede? Niente, si infiamma un po'. Però pensate a quanti disturbi abbiamo a livello alimentare. Cioè la celiachia, disturbo grosso, va bene. Adesso si parla tanto di gluten sensitivity. La pre-celiachia, no? Quelle persone che non hanno la celiachia, quindi non hanno i criteri per la celiachia, ma hanno un disturbo di sensibilità al glutine più o meno grave. Quanti di voi ce l'hanno? Per alzata di mano, quanti di voi hanno fastidio mangiando la pasta? Almeno uno. Due. Di solito sono tanti. Cioè almeno una persona su 10, mi aspettavo almeno 3 persone qua che avesse, forse sono io l'altro. Hanno questi tipi di disturbi. Per esempio, bere tanto durante il pasto è una cosa che i cinesi sconsigliano e curiosamente anche adesso siamo arrivati alla stessa conclusione. Va bene bere dopo il pasto per pulire l'esofago, ma non fa così bene perché si diluisce l'acidità gastrica. È buon senso, ok? Se non ci arriviamo col buon senso, ci possiamo affidare alla medicina cinese che ce lo diceva, adesso c'è la ricerca scientifica che ci permette di darci degli input in questo senso. Si riduce l'acidità gastrica, uno stomaco pieno, pieno di acqua, tende a far passare quei famosi alimenti indigeriti che vanno nell'intestino, in particolare la gliadina, le proteine del glutine, che probabilmente fanno male a tutti, ad alcuni più di altri. Questi sono tutti spunti che mi prendo dalla medicina cinese, che mi sembrano molto interessanti. Non sono agopuntura, che arriva quando ormai è troppo tardi, soprattutto per i problemi dell'esterno, per problemi osteoarticolari. Non sono le erbe che vanno dentro e fanno il loro lavoro, ma sono degli input che se li conosciamo riusciamo a stare meglio tutti i giorni. All'interno di questi video in cui ho discusso ogni aspetto di questa leggenda dei 10 centenari, sono online, sono gratuiti, fatene quello che ne volete, e prendo questo consiglio e lo affronto da un punto di vista di medicina occidentale citando proprio gli studi, quindi se uno vuole può anche approfondirseli, e da un punto di vista di medicina cinese. Sapete, la parte di medicina cinese può sembrare anche filosofia, uno dice, tu mi dici questo, ma chi lo sa se è vero, ma se c'è una controparte occidentale che ci testimonia questa realtà, beh, diventa improvvisamente molto interessante. Vai. Questa cosa che è utile per il discorso che faceva prima. Il digiuno per un certo periodo. Sì, la domanda è, quindi è per questo che è molto importante il digiuno. Il digiuno è molto importante, il digiuno non è assolutamente importante. Mi spiego meglio. Il digiuno è particolarmente utile in questo periodo perché mangiamo troppo. 2000 anni fa non c'era il concetto del digiuno, c'era il problema opposto, che non si mangiava, ok? È interessante, a me piacciono molto le erbe cinesi, la fitoterapia è una delle cose che ho più a cuore, che mi interessa di più, anche perché se sono stati scritti, è vero, alcuni libri di agopuntura nella storia, tutti gli altri sono libri di fitoterapia, cioè la medicina cinese parla di dinamiche energetiche del corpo e parla di come trattarle con le erbe, più che con gli aghi. Quindi conoscere la fitoterapia permette di avere accesso a una biblioteca molto più ampia, se vogliamo. Divertimento è di più.
E la sono personati, il digiuno, grazie, a quest'ora succede. Nei vari periodi storici ci sono state delle erbe che sono diventate tremendamente popolari e dipendeva un po' dal contesto storico. Per esempio, 200 dopo Cristo si moriva di freddo, la Cina era relativamente spopolata rispetto ad oggi e rispetto ad altri periodi storici, e il rimedio che veniva usato più di tutti era lo zenzero, che scaldava, e la cannella, la corteccia della cannella, proprietà antivirali, antibiotiche e riscaldanti. Quindi non c'era da mangiare, si moriva di freddo, cosa davano? Un'erba calda, un'erba che riscaldasse e che nutrisse. Zenzero, cannella. Passano gli anni, arriva 1500, giù di lì, dinastia Ming. La Cina è sovrappopolata, le erbe che sono diventate più popolari sono state le erbe fredde, le erbe amare, quelle che permettevano di trattare il calore. Voi mi direte, ma perché trattare il calore in questo caso? Perché essendo che la Cina era sovrappopolata, diventava un terreno favorevole per le malattie epidemiche, quelle in cui il morbillo, per esempio, tutte queste malattie di cui si moriva chiaramente, di cui si muore ancora peraltro. Queste come altre, ma anche solo l'influenza, non c'erano gli antibiotici, se non gli antibiotici delle erbe. E quindi queste erbe con proprietà antibiotiche erano diventate particolarmente popolari proprio perché c'erano troppe persone che vivevano nello stesso posto, non c'era più tanto il problema della fame, se non in periodi storici molto circostanziati, e quindi quelle erbe lì drenanti, diciamo, più che drenanti, raffreddanti, sono diventate molto popolari. E poco tempo fa ho avuto una discussione e pensavo, ma qual è l'erba più popolare oggi? Perché è una domanda lecita. E ce ne sono due, secondo me, molto popolari. Uno è il ginseng, per un motivo, e l'altro è il bupleurum, per un altro motivo. Il ginseng, che è un grande tonico, perché tutti vogliamo essere tonificati oggi. Tutti sentiamo il bisogno dei probiotici, tutti sentiamo il bisogno di rinforzarci con qualcosa. È un'epidemia, tutti comprano degli integratori, quando in realtà siamo già troppo pieni. È una domanda? No, ho visto un movimento. Siamo già troppo pieni e siamo talmente pieni che siamo stanchi. L'idea è che ci sono due momenti l'anno in cui nessuno vorrebbe mettere il piede fuori casa, che è il solstizio d'inverno e Ferragosto, mettiamola così, le giornate più fredde dell'anno in cui fa talmente freddo che uno non vuole uscire di casa, e a mezzogiorno di Ferragosto. Quindi se uno è troppo vuoto è stanchissimo e non vuole uscire, se uno è troppo pieno non vuole uscire e vuole stare fermo. Queste sono le due cose. Noi siamo talmente stanchi, talmente siamo pieni di cibo, energie e stress, che siamo stanchi e allora vogliamo degli altri tonici che non fanno di solito che aggravare la situazione. L'altra grande erba che va in una direzione opposta oggi è un drenante, che è questo bupleurum chinense, bupleurum, un rametto, che è amaro, amaro fresco piccante, ha delle proprietà energetiche per cui muove l'energia e tende a disperdere, quindi toglie energia e sta meglio tutti, proprio perché toglie energia da chi è troppo pieno. E quindi è un po' come, avete presente la caldaia, quando c'è troppa acqua che si blocca, non funziona più niente. Io non ho idea di come funzioni l'energia della caldaia, però so che se c'è troppa acqua si blocca tutto, allora bisogna togliere dell'acqua. Il bupleurum fa una manovra del genere, toglie l'acqua e muove l'acqua che rimane. Il qi e l'acqua è un'analogia molto frequente nel mondo della medicina cinese. Quindi queste sono il digiuno oggi diventa particolarmente popolare ed efficace proprio per questo, perché siamo talmente abituati a mangiare tanto che abbiamo tutto l'organismo bloccato. Con il vuoto, cioè creando un vuoto, iniziamo a stare meglio perché lo stomaco si svuota, l'intestino si disinfiamma. L'intestino è la superficie, se vogliamo, di contatto più ampia che abbiamo. Se non ricordo male, perché in medicina già non ero tanto bravo, però l'ho studiato un po' di anni fa, si dice che l'intestino, se lo appiattiamo tutto, diventa largo quasi come un campo da calcio. Okay? La nostra pelle fa qualche metro quadro, un campo da calcio non so quanti metri quadri siano, ma relativamente tanti. Voi pensate tutto quel substrato lì infiammato, poi lo compattate e ve lo mettete dentro, e ce n'è di citochine infiammatorie per darci fastidio, ma col digiuno vanno via. Ma non è tanto il digiuno, ma il fatto che siamo riusciti a dare finalmente una tregua al nostro organismo, e quindi gli lasciamo la possibilità di rimettersi a posto, che è quello che naturalmente
riesce a fare, vuole fare, nonostante i nostri sforzi di farlo stare male. Quindi digiuno fa bene, digiuno fa male, dipende dal contesto. Poi troppo digiuno, la cosa migliore sarebbe mangiare bene, per esempio. Avere una dieta sana e dire cos'è una dieta sana è difficile, anche perché non si sa cosa si mangia, no? La carne c'ha questo, le verdure c'hanno quello, il pesce c'ha quello, no? Il Sun Tzu Miao, famoso antagonista di Spider-Man che vi dicevo, suggeriva di mangiare un po' di tutto. Secondo me possiamo ancora portarcela a casa questa cosa, perché tutto sommato una dieta varia vi permette di fare lo slalom fra i vari tossici. Voi mangiate gli antibiotici della carne, ma non abbastanza, perché prendete anche il mercurio del pesce, ma non abbastanza mercurio, perché mangiate anche un sacco di verdura con tutti i pesticidi, ok? Però anche il grano, tutto sommato. Quindi, esatto, quindi alla fine riuscite a diversificare fra i tossici e non ne prendete mai abbastanza di ognuno di questi singoli per stare male. Considerate che, adesso ci scherziamo, ma questo è il grande problema di oggi, che ogni cibo fa male perché è legato a una produzione industriale. Il grosso vantaggio che sottovalutiamo è che io ho il frigo pieno, apro e posso decidere che cosa mangiare. Di solito scelgo tutto, quello è il problema. Se riuscissimo a ridurre le porzioni e a, oltre a pensare a che cosa mangiare, che va tanto di moda, anche come mangiare, è nei video, risolveremo un sacco di problemi, senza fare il digiuno. E curiosamente, quello che è dimostrato oggi è che mangiare come propone la medicina cinese, cioè di fare una grande colazione, un pranzo medio se volete e una cena minima, si accompagna ai ritmi della natura, quello che fanno tutti gli animali, quello che dovremmo fare noi che non facciamo, principalmente legato al fatto che la cena è un momento conviviale, però un po' di sforzo dovremmo farlo se vogliamo star meglio. Mangiare al mattino permette di attivare il metabolismo. Più o meno tutto quello che mangiate nella prima ora dal risveglio viene bruciato. E per bruciarlo alzerete il vostro metabolismo. Quindi capite che vi potete mangiare un alce al mattino e alzate talmente tanto il metabolismo per bruciare quell'alce che vi rimane alto tutta la giornata. Quindi continuate a bruciare di più per tutta la giornata. L'altro lato della medaglia è che tutto quello che mangiate dopo le 5, il corpo per sicurezza cerca di metterlo in grasso. E quindi capite che se pensate a come mangiate voi, tendenzialmente, come mangio anch'io, per carità, tendenzialmente non è proprio in linea con questo. Ci siamo abituati, il nostro corpo fa di tutto per sopravvivere nonostante i nostri sforzi, però se provate a prendere i suggerimenti della medicina cinese per vivere, diciamo, come fanno gli altri animali di questo pianeta, starete meglio. Prendete spunto dalla medicina cinese. Domande, suggerimenti anche, c'è, vai. C'è un motivo, immagino, perché ha detto dopo le 5 del pomeriggio. È l'ora del tè. C'è un motivo per cui ho detto dopo le 5? No, perché la ricerca è basata sulle 5. Cioè lo studio che ho letto si basa sulle 5 del pomeriggio, e quindi è quella lì. Quello che penso che lei mi voglia suggerire è che c'è un ritmo circadiano. Esatto, okay. Sì, chi si innamora di chi di voi ha messo il naso nella medicina cinese? Così, nel senso, chi ha letto delle cose per alzata di mano? 1, 2, 3, 4, 4 su 30, 5 su 30? Pensavo di più, francamente. 6. C'è una cosa che affascina. Diciamo che la medicina cinese è un bel sistema. Complesso, se vogliamo, che viene percepito come complicato. Ci sono tante cose da sapere, volendo, se vogliamo, e creano confusione, spesso sono presentate in un modo confuso. Se io vi spiego una cosa e voi la capite, vuol dire che l'ho capita anch'io. Se ve la spiego e non la capite, non l'ho capito bene neanche io. Spesso chi spiega queste cose non è legata a una tradizione e non riesce a trasmettere certe cose. Medicina cinese è veramente semplice, è tutto un paragone con la natura. Un sistema complesso, che viene percepito come complicato, favorisce la strada per le scorciatoie. Cioè, tutti vogliono una scorciatoia. Fare la medicina cinese, qual è il trucco per curare i miei pazienti? Qual è il trucco per fare la diagnosi? E qui spopola ogni sistema.
Ci sono, per esempio, parliamo dell'agopuntura, per chi fa agopuntura, il macrosistema è l'agopuntura. Fare agopuntura, ci sono 365 punti, devi scegliere quelli giusti e fare la tua terapia, prendendoti delle responsabilità. Ma vanno, sono molto popolari i microsistemi, per esempio il microsistema dell'agopuntura sul polso, il microsistema dell'orecchio, il microsistema dell'addome, che sostanzialmente sono una scorciatoia. Cioè, come se qua ci fosse disegnata una persona, se fa male il piede pungo qua, se fa male la testa pungo qua. Funziona? No, francamente no. Però affascina, perché sì, magari funziona una volta su 10, però una volta su 10 non è molto, capite? È molto affascinante. C'è uno dei microsistemi che va per la maggiore è la, diciamo, la cronobiologia stretta, cioè quella dell'orologio delle 24 ore. L'ora cinese è un'ora doppia rispetto alle nostre, cioè una loro clessidra che misura un'ora fa 2 ore, 120 minuti. Essendo che ci sono 12 organi, e i cinesi amavano le combinazioni, 12 organi per loro, 12 canali di agopuntura e 12 ore nel giorno, hanno pensato, ma si può correlare questa cosa? E hanno iniziato a cercare una combinazione. Questa funziona ed è sicuramente vera, adesso ve la spiego brevemente, ma se la prendiamo come sistema assoluto, come una scorciatoia, ci frega, perché ci porta a sbagliare. Vi faccio un esempio. Le ore della notte sono legate ad organi che hanno un'attività maggiore, energetica, ma anche funzionale, metabolica nella notte, per esempio il fegato. Il fegato nella notte si accende, fa una serie di lavori di depurazione sul sangue. E l'orario del fegato è, se non sbaglio, dalle 3 alle 5, forse dall'1 alle 3, perché dalle 3, 5, 7, sì, nella notte, insomma, poi dipende dal fuso orario, sapete, la Cina, l'Italia. Andando avanti, poi nasce col polmone, perché il polmone è legato all'elemento metallo, il polmone sta qua sopra, è come se fosse il tetto dell'uomo. Quando c'è il mattino, la rugiada si contrae e cola. Fa le drops, fa le gocce. Il movimento del polmone è una contrazione e una discesa, che è il movimento del metallo che si fonde. Se voi fondete il metallo, si contrae e cola. Questo è il motivo per cui il polmone viene paragonato al metallo nell'ottica dei cinque movimenti o dei cinque elementi della medicina cinese, che è una delle macro teorie. Lo stomaco è al mattino. Perché lo stomaco deve mangiare al mattino, il suo maximum energetico è proprio al mattino, è il momento dove bisogna infilarci il cibo, non la sera. Ok? E così via. E poi ci sono una serie di organi che sono piazzati lì perché sono andati in un certo ordine, ma che la loro posizione in quell'ora del giorno, francamente, non mi sembra che ci azzecchi tanto. E vi dico queste cose perché questo sistema di cronobiologia delle 24 ore. Questo lo dico sempre a lezione, è stato fatto intorno al 1500, 1600 se non sbaglio, molto lontano dai classici. Tutto quello che viene considerato classico nella medicina cinese è quello che è stato raccolto fra il 200 a.C. e il 200 d.C. Nessuno sa da dove venga, però la percezione è che chi abbia scritto quelle cose aveva una chiara idea dei rapporti fra l'uomo e il cosmo, al punto che certi dettagli, certi particolari che sono scritti lì dentro non sono stati capiti sino a tempi recenti, quando i fisici hanno detto: ah sì, questo è il principio di indeterminazione di Heisenberg, non ho nessuna idea di che cosa sia. Ma ci sono dei fisici che commentano questi testi e li trovano particolarmente coerenti con le loro leggi fisiche moderne. Quindi sembra che quella gente laggiù sapesse di cosa stava parlando, o comunque avesse cose da dire. E poi questo corpus medico, questo corpus, se vogliamo, letterario, umanistico, medico, di conoscenza, è stato letto, studiato e commentato per 2000 anni. E sono usciti fuori commenti interessanti e commenti meno interessanti. Uno di questi commenti è proprio il rapporto fra i 12 organi e le 12 ore del giorno, che può essere utile in certe situazioni, perché è vero, tutto sommato, abbiamo degli organi che sono più attivi in certi momenti del giorno, ma se noi pretendiamo di fare una diagnosi energetica, che è qualcosa di abbastanza complesso, basandoci solo su questo, evidentemente commettiamo facilmente un errore, o siamo molto fortunati o commettiamo un errore. Ok? E ne ho approfittato perché mi hai alzato la palla proprio per
come dire, criticare i microsistemi, e io lo faccio ogni volta perché fa parte del mio lavoro, una passione, se vogliamo. Tu hai detto che sei molto contento in genere quando la medicina occidentale trova, dà delle conferme alla medicina cinese. Sì. Ci sono delle cose invece, secondo te, per cui si discosta parecchio dalla medicina cinese? E ci Cosa che penso. l'ha confermato in realtà? Ripeto la domanda e ci penso. E la domanda è, io sono molto contento quando vedo che la medicina occidentale conferma quello che dice la medicina cinese. Ci sono momenti in cui questo non accade? Sì, parecchi. Per diversi motivi. Uno è che la medicina occidentale la fanno i medici, categoria che come potete facilmente immaginare, non sono dei brillantoni, almeno. No, va bene, ok, questa la tagliamo. No, il problema è che è una medicina che innanzitutto cerca di, entrambe cercano di spiegare l'uomo e cercano di mettersi al servizio dell'uomo. Il problema essenziale è che sono fatte da uomini, con tutte le loro parzialità. La medicina occidentale nasce sui tavoli anatomici, sui tavoli autoptici, i tavolacci dove si aprono i cristiani, di quelli si trattava, e si vedeva cosa c'era dentro e si cercava di capire come si poteva far funzionare la macchina rotta. Grande idea, funziona da Dio e ci ha permesso di sviluppare la chirurgia. I cinesi ci hanno provato a fare la chirurgia. Abbiamo i disegni delle anastomosi termino-terminali, ci sono. L'intestino è un tubo, c'è un tumoraccio, tagliamo di qua, tagliamo di là, via il tumore e lo rincolliamo così cucendo. Questa è un'anastomosi termino-terminale. Look, è una tecnica chirurgica di base, se vogliamo. Questi cinesi ce l'hanno disegnata nel 300 a.C. Huatuo era il medico chirurgo che ha provato a fare queste cose, le ha fatte, si sa solo che a un certo punto hanno smesso. Probabilmente per buone ragioni, probabilmente morivano tutti di infezione, non lo so, ma l'idea c'era, ma non ci sono riusciti. Ci siamo riusciti noi. Bravi. Questa è la medicina occidentale. È molto brava a spiegare meccanismi singoli e non complessità, non rapporti. La medicina cinese, secondo me, ha il grande vantaggio di vedere le cose nell'insieme, ma non solo nell'insieme uomo, ma anche nei rapporti col cosmo. Il cosmo è una parola grande, con la natura, se vogliamo. E quindi identifica delle energie, per così chiamarle, che influenzano la terra, influenzano l'uomo, e cerca di pilotarle con gli aghi, con le erbe, o anche solo col comportamento. Per esempio il feng shui, il feng shui, feng shui, feng shui. Il feng shui anticamente era un'ingegneria cinese, spiegava come fare la casa in modo che il fiume non esondasse, non la tirasse giù, come non costruirla nel fondo di una valle o sotto una scarpata che poteva franare. E chiaramente queste erano le cose principali. E poi come fare in modo che si potesse rimanere in contatto con la natura e sfruttarla, per esempio piantando dei latifogli, degli alberi con delle grosse fronde verso sud, in modo che d'estate potessero ripararci dal calore, ma d'inverno permettessero al calore di passare, quel poco che c'era. Questo era il feng shui anticamente. Adesso è seppellire le piccole lance verso gli spigoli che vengono verso la nostra casa. Non so dove ci sia stato il cambiamento negli ultimi 2000 anni, ma mi sembra che qualcosa si sia perso strada facendo. Sì? Il primo libro di cui parlavi si trova Sì, c'è una pessima traduzione delle Mediterranee. Edizioni Mediterranee, il libro di cui parlavo prima, libri, ok, libri che ho menzionato prima. Il testo classico di medicina interna dell'imperatore giallo è c'è un'edizione, c'è sicuramente una traduzione della edizione mediterranea, però potrebbero essercene altre, ma basta digitarlo, questa è in italiano, piacerebbe tanto farne una, futuro. In inglese o in francese ce ne sono quante ne volete. Il secondo testo, che è il libro del Tao, ne trovate quante ne volete. Io li ho tutti, credo. Quello che consiglio di solito, gliel'ho mica consigliato? Te l'ho mica consigliato? No? Te ne ho mai parlato? Einaudi, grazie. No, sento che lo dico sempre.
Quello dell'Einaudi mi piace tanto perché è taoista. C'è un bel disegnino sulla copertina, c'è una traduzione, non mille, non ci sono commentari, non ci sono asterischi, non ci sono parentesi, no, c'è una traduzione che spesso è abbastanza infedele. Però rende bene l'idea. Sapete che si dice che una traduzione per essere bella deve essere infedele. C'è una traduzione troppo pedante, che segue troppo il testo originale, magari è fedele come traduzione, ma non trasmette il concetto. Quella traduzione di Einaudi? L'alberello? Sì, quella di Einaudi mi piace tanto. E poi da quella si può partire, si può prendere un altro libro, fare i confronti, eccetera, eccetera. È un, il libro del Tao è fondamentale per capire la medicina cinese. È qualcosa che parla riferito agli organi? Allora, sai che hai, non so, un disturbo a un organo piuttosto... C'è qualche libro che ti porta? C'è il corso di energetica cinese. Il, no, il sì, ci sono dunque... Allora, l'orecchio non è agopuntura, sì, innanzitutto l'orecchio non è, cioè se punto con l'ago diventa agopuntura, ma se, come agopuntura, parlando di medicina cinese, l'orecchio non fa parte della, cioè l'auricoloterapia, cioè pungere l'orecchio in certi punti per fare certe cose, non se ne è mai parlato in Cina, c'era tutto un corpo e nessuno si è mai preso troppo a cuore l'orecchio perché c'erano cose più importanti da fare. Considerate che l'agopuntura, arrivo, è nata in un periodo storico che è quello che viene chiamato degli stati combattenti. Avete presente Red Cliff, la battaglia dei tre regni, c'è un film piuttosto lungo, e quello è il periodo storico con Confucio, Zhuge Liang, tutti i grandi personaggi storici. L'agopuntura, la medicina cinese, nasce o matura, se vogliamo, dire dove nasce è difficile, in quel periodo storico lì. Migliaia di uomini che si scontrano, feriti da taglio, feriti da contusione, la fame, la carestia, le malattie, e pochi medici, tra cui Hua Tuo, quello che provava gli interventi chirurgici. Quindi è stata, come dire, forgiata in una realtà di questo tipo. E comunque c'è qualcosa che ti dà dello spunto? Sì, dunque, ci sono un sacco di libri in italiano che parlano di medicina cinese. C'è una buona edizione della Red punto esclamativo, di un certo Ted Kapchuk, che ho sempre consigliato. Poi ce n'era un altro che mi hanno consigliato di recente, l'ho preso, ha una copertina terribile perché c'è un disegno cinese con degli ideogrammi disegnati da un non cinese, e quindi gli ideogrammi hanno una coesione interna. I disegnini cinesi, i simbolini che hanno gli ideogrammi, sono fatti per avere una certa coesione. Se sono disegnati da qualcuno che li capisce ed è abituato a farli, hanno una personalità. Se vengono ripresi da un disegnatore che non li conosce, è come, avete presente la scrittura dei bambini, tipo, è una roba del genere. Quindi c'è quella copertina, ma i contenuti mi sembrano buoni. Non ricordo però è l'ultimo libro di medicina cinese che è uscito. Non ricordo il titolo. Comunque sia, è molto facile trovarne in qualunque libro di medicina cinese di tipo divulgativo che si trova, e c'è pieno, ce ne saranno, non so, 4 o 5. In commercio si riesce ad avere degli input sulla diagnosi energetica, su cosa funziona, cosa non funziona, come capirlo. Di solito chi legge quei libri lì si sente perso, ed è buono, perché prima di arrivare a capire qualcosa ci si deve perdere. I cinesi, che hanno un detto per tutto, definiscono questo come la Yilin, la foresta della medicina. Le arti marziali hanno la Shulin, sostanzialmente c'è un momento in cui ci si sente perso e non si vede l'uscita, e poi continuando a camminare si riesce a trovare una strada, e si esce fuori, si guarda indietro e si dice: ah, guarda quanta strada che ho fatto. E quindi in bocca al lupo, inizia a leggerlo, perditi, prendi un altro libro, fai delle domande, iscriviti a un corso, ragionaci, di solito si inizia così. Cioè, mi chiedono spesso: ma come si fa a iniziare a capire la medicina cinese? L'importante è iniziare, in realtà. Sì, forse idealmente penserei la cosa migliore sarebbe riuscire a far bottega da qualcuno che la conosce bene e che la spiega non attraverso la teoria ma attraverso la pratica. Cioè, fa vedere, insegna facendo e dà delle piccoli input di teoria. Sono riuscito a farlo con un osteopata di Torino che mi segue da tempo e che mi ha sempre seguito,
che non ha mai letto un libro di medicina cinese e riceveva delle piccole perle, dei segmenti di teoria tipo lo yang in alto, lo yin in basso, basta. Però era sufficiente per quello che doveva fare. Poi ha fatto i corsi, ha scoperto che c'è un mondo di teoria, però sì. Esiste una farmacia cinese? Come no? Sì. Sì, esistono una serie di farmacie cinesi. Sì, questo è in Chinatown, sì, esatto. Il Chinatown in cinese si dice Tang Renjie, cioè la via degli uomini Tang. Tang è la dinastia Tang. E il Tang è stato tipo il rinascimento cinese. E hanno ancora questa identità qua, per cui la via Chinatown si dice ancora la via dei Tang. Come dire, sì, siamo lontani da casa, ma noi siamo il popolo Tang. Molto orgogliosi. E, sì, ci sono le farmacie cinesi in Paolo Sarpi, sicuramente non vedono l'ora di farvi, più che farvi una diagnosi energetica, di vendervi delle erbe, e sono sicuro che alcuni sono in grado di fare delle terapie buone, sono sicuro che altri non lo sono, come tutto il mondo, però diciamo che il vantaggio grosso di Milano e che hanno i miei pazienti di Milano è che c'è Chinatown, quindi è facile riuscire ad avere, se io scrivo una formula, possono andarsela a fare facilmente. Adesso sono riuscito a organizzarmi anche per i miei pazienti di Savona, per esempio, di altre città che seguo ancora, che gli vengono spediti pacchi di erbe. Però mi piacerebbe organizzare un servizio di consegna. Cioè mi piacerebbe che chi vuole le erbe potesse averle, semplicemente. Non mi interessa guadagnarci, potessi le importerei io, ma non posso. Quello che fa un mio amico americano che lavora tanto con le erbe, visto che le erbe sono molto costose, che lui può farlo, le importa e le vende al prezzo di costo, più qualche cosina, giusto per pagare esatto. Sì, lui le vende sui pazienti, ma al prezzo di costo, quindi riesce a fare terapie anche importanti tutti i giorni a un prezzo basso. Ma questo è perché le erbe stanno diventando molto popolari, la Cina sta spingendo verso una medicina cinese. Vogliono essere i capi, i leader di questa ricerca nel mondo di medicina cinese, hanno chiusato il business e quindi sta crescendo tutto, le erbe sono più care, la richiesta è maggiore, quindi alzano ancora il prezzo, e comprarle qua a Milano vuol dire sottostare ai grandi produttori cinesi, chi sta nel mezzo, l'erboristeria che deve guadagnare anche loro, e alla fine ci siete voi, quindi i prezzi delle erbe sono alti. Cioè una formula al giorno quanto può costare? 5 euro, 6 euro al giorno, 4 euro al giorno? Formule piccole? Sì, andare a toccare le erbe più care, siamo una dose sì, per esempio, sì, sì, con dosaggio molto, però una formula può arrivare a costare anche 10 euro al giorno, che è una totale assurdità. Per fortuna, medicina cinese, flessibilità, come vi dicevo, e quindi se uno conosce, non dico bene, ma un pochino le erbe, sa come utilizzarle, sono come dei buoni amici che devono fare un lavoro, e ci sono certe erbe che in certi casi sono praticamente indispensabili, in tutti gli altri, come in cucina, no? In certi casi vi serve quello, se no non fate da mangiare. In altri casi potete arrangiarvi e riuscite a fare lo stesso, a portare a casa il lavoro con delle altre erbe. Io ho una lista delle erbe col prezzo, in modo che so quali non usare, quali è meglio usare, e cerco di comporre le mie formule sulle basi di quello. Flessibilità, ci si adatta. Ma tornando invece al discorso di qualità, visto che c'è un limite ormai, appena c'è la domanda che cresce con tutti, abbiamo una garanzia che queste erbe poi siano naturali, allora, la domanda è, visto che qua parliamo di benessere e vivere a lungo, ma la qualità di queste erbe chi ce la garantisce? Io spero ve la garantisca l'erborista. Le erbe che ho visto in vendita nel mondo, cioè erbe cinesi in Cina, erbe cinesi di importazione negli Stati Uniti, a Londra e in Svizzera, questo è quello che ho visto io. Il seller, chi vende le erbe garantisce, magari mente, non lo so, però hanno dei controlli e garantiscono sulla qualità, quindi ci sono i controlli sui pesticidi, tutte queste cose. Le erbe che vi vendono trasportate dentro una valigia, nessuno sa da dove arrivino. Quelli che le vendono in Chinatown, per quello che ho visto io, hanno delle buste tipo Green Nature, cioè le comprano da qualcuno che per farle arrivare qua
è sottoposta a dei controlli. Quindi no, sostanzialmente non sono erbe tenute in valigia. Poi esattamente cosa facciano io non lo so, però hanno anche loro dei controlli, sono delle imprese aperte, non è niente di... come dire, l'Italia è abbastanza rigida come... No, 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 le erbe possono fare del male. Domanda, al massimo è inefficace, non può fare del male, sbagliatissimo. Spesso, e questo l'ho visto in America tantissimo, loro sono esattamente come nei film, sono per esempio adesso totalmente lanciati, c'è da dire che io sono stato in America poche volte, sempre in una città particolarmente pittoresca, per così dire, cioè dentro uno stato molto conservatore, North Carolina, c'è una città che si chiama Asheville, che è particolarmente, se vogliamo, hippie-dippie la chiamano in americano, cioè molto hippie, ecco, okay? Particolarmente verso il bio, verso quello che è diverso, anticonservatrice. È molto facile vedere per esempio una ragazza che cammina in strada solo con gli shorts, completamente nuda, totalmente normale, ok? Cioè questo tipo di città, in quella città vanno tutti matti per il bio e tutto quello che è naturale, e quindi sono convinti che qualsiasi tipo di erba o fungo mangino, se è naturale, gli fa bene. E io di fronte a questa affermazione avevo dato una risposta che stanno continuando a dare ancora adesso in quella clinica, è che la Manita phalloides è totalmente bio, assolutamente naturale, e uccide in una maniera perfetta. Io un po' di morti l'ho visto in ospedale per la Manita phalloides, si muore male, si muore un tot di tempo, e anche famiglie intere perché mangiano la stessa pasta, e insomma sono funghi. Quindi, no, quindi le erbe non è che le erbe sono pericolose. Il bisturi del chirurgo è affilato ed è pericolosissimo, però se lo usa il chirurgo siamo tutti abbastanza tranquilli. Nessuno vorrebbe il chirurgo con un bisturi che non taglia, ok? Qui è la stessa cosa. Vogliamo delle erbe che siano molto efficaci, di ottima qualità e che facciano il loro lavoro. Però dobbiamo essere anche sicuri che chi le sa dare abbia una coscienza e una conoscenza. Va bene? Ci sono tre categorie di erbe, classicamente, superiore, media, inferiore. Superiore, non tossiche. Si possono prendere tutti i giorni, tutta la vita, non succede niente. Quindi anche una terapia sbagliata non farà grossi danni. Quelle medie solo per certi periodi, e questa è una terapia sbagliata, può dare dei problemi. Tossiche sono quelle che non vengono vendute o vengono vendute per sbaglio. Sono quelle che invece sono come i nostri farmaci ospedalieri, diciamo, trattano una sono tossiche, ma in certi casi specifici salvano la vita. Come i nostri farmaci. La terapia erboristica è una sorta di terapia farmacologica, una roba del genere. La farmacologia e la dieta sono praticamente la stessa cosa in medicina cinese. La dieta agisce lentamente con i sapori, la farmacologia sono sapori molto più intensi, agisce più rapidamente. Quindi la dieta può far ammalare nel tempo, la farmacologia anche, la farmacologia cura. I tempi sono più ristretti. Però la mano che guida queste erbe deve essere una mano che le sappia dare, ok? Il problema delle erbe a volte non è tanto che erba viene data, che di solito le erbe tossiche non vengono date, quindi non c'è pericolo, e il problema sono gli inquinanti magari, quindi i pesticidi, le aflatossine, i funghi che sono tossici per il fegato. Mi è capitato solo una volta in ospedale di vedere una cinese, forse non facevo neanche medicina cinese ai tempi, ah no no, sì sì, la facevo, che aveva avuto una coagulopatia, cioè sanguinava, perché aveva il fegato intossicato dalle erbe, quindi non produceva più fattori della coagulazione. Ha smesso di prendere, è guarita, nessun problema, il fegato si mette a posto. Però questa era una cosa che successa in ospedale, e le erbe hanno una pessima reputazione tra i medici, perché i medici non le conoscono e giustamente diffidano di tutto quello che non conoscono, che non sanno che cos'è, che dosaggi sono, non c'è ricerca, non è standardizzata, e quindi sono molto molto... come dire, attenti a queste cose. E questo è un po' il discorso delle erbe. Quindi vanno bene, si trovano in Chinatown, sono vendute attraverso dei canali che dovrebbero essere sicuri. Io non ci metto la mano sul fuoco, nel senso che su certe ne ho uno di riferimento e non voglio fare pubblicità perché sono in video, con quello lì non mi sono mai trovato male, io ho sempre preso erbe, sono qui a raccontarvelo, quindi per quello sono abbastanza sicuro. C'è una ditta, il cui nome non dico per lo stesso motivo di prima, per giustizia,
che è l'unica ditta italiana che produce erbe in Italia, che non vende le erbe al singolo, ma le vende al farmacista, quindi potete acquistarle dal farmacista, c'è un altro passaggio in più, le vende in concentrati, quindi non è l'erba singola che vedete il fiorellino, vedete la radice, ma sono delle polveri. Io non amo questo perché sono processati e alcune erbe sono potenziate, altre perdono efficacia, non riesco ad usarle, non voglio perdere tempo a usare cose che se non funzionano poi non so se è l'erba o se ho sbagliato io. Salto la cosa, uso le erbe che so utilizzare, che le vedo, chiedo sempre ai miei pazienti di mandarmi le foto delle erbe perché guardo se la ricetta è giusta o no, se le conosco. Questa ditta italiana è particolarmente sicura perché garantisce, quindi voi sapete con chi prendervela se succede qualcosa. E con l'erborista di Chinatown invece prendersela mi sembra un po' più difficile, come con tutti i cinesi. Ok? Quindi erbe sì, erbe con moderazione, state attenti. Vai. Ah, c'era un'altra domanda laggiù in fondo, no? Sì, anche se è una risposta che si è sviluppata la mia domanda, in realtà non la conosco molto bene, ne ho approcciato la medicina cinese recentemente attraverso l'esperienza e quindi non attraverso gli scritti. Sì. Quindi sulla mia persona, dalla medicina tradizionale sono passata a quella cinese. Sì. E in realtà mi ha molto colpito il rimando della conoscenza della medicina quando dicevi che era un sistema complesso evitare di come dire, prenderlo e percepirne complicato. Sì. È complicato. Per me in questo momento è molto complicato. Ma la risposta è comunque arrivata, perché la mia domanda era come faccio ad approcciare un sistema complesso e evitare che lo stesso diventi complicato. Però trova la strada. Del dialogo di prima. Hai ricevuto una risposta. Sì, ok. La domanda era come trovare la strada attraverso la foresta della medicina, bisogna camminare. Ok, questa è la risposta che ti sei data. E c'era un'altra domanda, sì? Sì, di sì, come no? Occidentale, sì? Con le dovute differenze geografiche, quindi anche in merito alla flora e alla fauna che c'è. Puoi rifare la domanda per piacere? Sì, se gli studi sono stati fatti in parallelo tra la fitoterapia occidentale, sì? E quella cinese. Ok, la domanda è rapporti fra fitoterapia occidentale e fitoterapia cinese, che ricerca c'è, sì, in merito? Fermo restando che credo che quella occidentale sia stata talmente abbandonata che forse andrebbe ristudiata. Sì, volevo farlo. Sì, sono giornate sempre corte. Allora, quindi, proposito, no, ok. Dunque, la fitoterapia occidentale è... faccio una semplificazione... però la fitoterapia occidentale è la più bassa forma di fitoterapia cinese, mi spiego meglio. Fitoterapia occidentale, questa erba tratta quello. Questo è il più basso livello di fitoterapia cinese. Cioè il farmacista di Paolo Sarpi, il farmacista che seguo io, è questo tipo di farmacista, non ha nessun problema ad ammetterlo, e dice: io non conosco le erbe, io so solo che questa erba tratta questo, questa erba tratta quello. Cioè capisce cosa fanno, ma non capisce le interazioni, non capisce le formule. E tutta la fitoterapia cinese è affascinante e complessa perché si basa su combinazioni. Perché A più B più C non è A più B più C, perché la combinazione, fargli fare amicizia, come mi insegnava una mia prima insegnante di medicina cinese, di erboristeria, grazie a Rotolo di Pavia, una volta che le erbe fanno amicizia si formano dei complessi secondari di reazione, quindi compare l'erba K, l'erba Y, che trattano certe cose. E tutta questa fitoterapia cinese si basa su una teoria dei sapori che è complessa, non particolarmente complicata, anzi direi proprio che è semplice, va capita, va provata e poi si semplifica tutto, però... la struttura delle formule è qualcosa di complesso. La ricerca che è stata fatta è una ricerca di tipo occidentale, cioè questa erba
si sa che fa questo, perché lo fa? Guardiamo cosa c'è dentro. Molto facile, perché l'ago non si sa cosa misurare, l'erba basta guardare i principi attivi. E hanno fatto una montagna di ricerca in questo senso e noi sappiamo praticamente tutto delle erbe in commercio. Quindi si sa esattamente l'interazione con antiaggreganti, anticoagulanti, antiaritmici, quali erbe dare in quali circostanze. Se vi interessa c'è una efficacissima applicazione dell'ospedale Memorial Sloan Kettering di New York, si chiama About Herbs, cioè About Herbs, riguarda le erbe, ed è un'applicazione gratuita che vi dà tutte le informazioni necessarie sia sulla di fitoterapia occidentale e cinese, sul come usare le erbe, a che cosa servono, qual è la ricerca nota, quali sono le interazioni possibili, se no ci sono alcuni libri di erbe. Ho risposto alla tua domanda? Non mi sembri convinta. L'antica fitoterapia che c'era prima che venisse soppiantata dalla medicina, tra virgolette. Sì, la ricerca è fatta sulle erbe che venivano usate 2000 anni fa. Ah no, la nostra dici fitoterapia? Ah, sulla nostra fitoterapia non lo so. So che esistono dei libri di erbe buoni, cosa fa il rosmarino, cosa fa l'aglio, sono stati studiati. La nostra fitoterapia occidentale non la conosco, non voglio parlare di una roba che non conosco. Ho intenzione di studiarla sì, ma dal punto di vista cinese. Cioè mi sembra sciocco prescrivere il buplerum chinense, quelle erbe cinesi e non sapere cosa fa il rosmarino. Sembra ridicolo, no? Se vengo dalla Liguria e non sapere cosa fa il basilico da un punto di vista fitoterapico mi fa ridere come cosa. E allora vorrei prendere le erbe occidentali, studiarne i sapori e portarle nel mio paradigma della medicina cinese, in modo da poterlo usare come sostituto, flessibilità, di altre erbe che magari non riesco ad avere. Ci sono delle erbe fantastiche che in passato erano sicuramente, il ginseng per esempio, molto efficaci, che oggi sono solo care e non fanno niente. Il ginseng è inattivato dal tè e dal caffè, già questo la dice lunga sul caffè al ginseng. Il ginseng deve nascere solo in certe zone della Cina per essere di buona qualità. Il basilico, se lo fate crescere qua, magari vengono delle foglie così, ma non sa di basilico. Voilà. Deve essere una pianta di almeno 7 anni, se no non sviluppa quella consistenza. Capite che il ginseng, tutti vogliono il ginseng, tutti si vogliono tonificare, i prezzi sono saliti al cielo, tutti lo coltivano, tutti lo vendono, lo trovate ovunque, non serve a niente. Quindi se uno vuole usare il ginseng all'interno di una formula, non può usare il ginseng, deve usare dell'altro. Dangshen, un'erba parente del ginseng, non è a livello del ginseng, ma se alziamo un po' il dosaggio fa il suo lavoro. Quindi eccolo lì che dobbiamo, tutto cambia, se vogliamo rimanere uguali dobbiamo cambiare anche noi. Sì. Sì. E sì, nelle terapie che lei pratica, sì. L'acupuntura si inserisce in accompagnamento a supporto con la fitoterapia. Sì, qual è il ruolo dell'agopuntura nella mia medicina? Ok, sì, l'agopuntura è la cosa che faccio di più. Sì. Mi piace tanto perché è una terapia fisica. E se per chi crede in queste cose è anche un buon modo di mettere in connessione l'energia di una persona con quella di un'altra persona con un pezzo di ferro, che è quello che era stato stabilito come il metodo migliore. Prima si usava la pietra, poi l'osso, poi hanno scoperto il ferro, per quanto la metallurgia cinese sia sempre stata un po' arretrata rispetto alla nostra, perlomeno hanno iniziato a usare il ferro, hanno continuato a usare il ferro perché funzionava meglio. L'agopuntura la faccio tanto e il mio modo di vedere un paziente è: vedo il paziente, mi dice qual è il suo problema principale, quali sono gli altri problemi, cerco di capire se il suo problema è tipo che deve smettere di fare quello, smettere di fare quell'altro, consigli, agopuntura se serve, di solito l'agopuntura funziona bene e si inserisce sempre perché permette di fare sia un trattamento fisico, se c'è un problema fisico, o male qua o male là, sia energetico, cioè come faccio a modificare quelle energie stagionali andando ad utilizzare dei punti del corpo in connessione con l'energia stagionale, faccio un esempio, ok? Quindi è molto facile da inserire nel trattamento, così come le erbe.
le erbe hanno il problema che vanno acquistate, bisogna andare in Chinatown, non tutti vogliono dedicare del tempo a farsi il decotto, neanche col termos, cosa che consiglio di fare, che è più pratico, ma è un processo, quindi non tutti vogliono farlo, quindi la maggior parte dei miei pazienti ad oggi non è sotto terapia erboristica. Oddio, non è proprio vero, con erbe vere. Molti hanno integratori alimentari a base di erbe cinesi, la cui efficacia è però inferiore rispetto alle erbe sciolte per diversi motivi. Uno, che non so cosa c'è dentro e ho dei seri dubbi su quello che ci mettono dentro. Punto secondo, se prendiamo una formula classica cinese di 2000 anni fa con 8 erbe, magari è perfetta per quel paziente, ma poi il paziente cambia e allora una di queste 8 erbe non ci va più bene. Come faccio a toglierla? Non posso. Quindi bisogna sospendere tutto il pacco di erbe e andare avanti con l'agopuntura o cambiare formula. Magari non c'è un'altra formula pronta per quella situazione, quindi meglio le erbe sciolte. Comunque l'agopuntura viene utilizzata praticamente sempre. E i grandi campi di applicazione sono i dolori, dappertutto, funziona da Dio. La postura, se vogliamo, nel senso che permette di trattare certi equilibri muscolari e inizio a camminare storto, mi fa male, mi storco sempre di più, se inizio a stare meglio mi raddrizzo e sto più dritto, ok? Ci vuole anche un tot di postura. Io bevo il tè, una volta è capitato in Cina di stare, stavo bevendo il tè in una camera d'albergo a Pechino ed ero così. E mi è stato detto, non bere il tè come un occidentale. Scusate, ero così. E mi hanno suggerito, metti, no, bevilo in questo modo, prima di tutto, no? E già, perché, cioè, più elegante. Cioè, no, perché sennò a 90 anni sarai curvo così, invece bevi così. E poi mi avevano consigliato, non stare con i piedi così, scena simile, mi hanno ripreso di nuovo. Ma tienili in basso, perché se il ginocchio sta sotto le anche, la postura, io non faccio il posturologo, solo questo me l'hanno insegnato in Cina, guarda caso, bevendo il tè, formazione continua, e ho imparato che il tè si beve in questo modo, vale anche per la Coca-Cola, ok? Però se uno ha troppo male, tende a stare bloccato, con l'agopuntura tende a sbloccarsi. Questo è l'aspetto osteomuscolare. C'è un aspetto energetico profondo, emicrania per esempio, intestino irritabile, menopausa, e sono tutte set profondi, quindi interni, che vengono aggrediti bene dagli aghi. Altre cose profonde interne, tipo problemi di tiroide, queste, quindi con gli aghi rispondono meno, è più efficace usare le erbe. Non è facile neanche con le erbe, però gli aghi ci arrivano meno. Invece ci sono delle situazioni interne, come i disturbi della menopausa, sono profondi, sono ormonali, che misteriosamente rispondono molto bene alla terapia con aghi. Come in che senso? Cioè, per una cura, se uno ha una sofferenza. Ah, dipende. Qual è, cioè, quanto si. Cioè, c'è un limite di tempo dove dici mi curo per tutta la vita. Ah, no, ok. Quanto dura il periodo di terapia con agopuntura? Quanto serve? Non esistono. Si usano i cicli a cadenza settimanale perché si va messa la domenica, cioè nella settimana ce l'abbiamo per questo motivo qua. In realtà si fa agopuntura quanto serve, quando serve. Io solitamente non programmo mai dei cicli di sedute, perché se il paziente migliora, nel senso quando smette, cioè nel senso una volta che è risolto se ne va. Quando se non migliora è inutile che ci vediamo, quindi dopo 3-5 sedute direi che ci siamo visti abbastanza, cerco di consigliargli qualcuno che possa fare al caso suo. E ci sono una serie di situazioni nel mezzo in cui c'è un miglioramento che è costante o che si riesce a mantenere con l'agopuntura, che quindi continua a vedere a cadenza di quello che serve. Di solito i pazienti dopo un po' capiscono cosa sentono, capiscono quanto migliorano e capiscono ogni quanto venire a fare il tagliando. Ok? C'era una domanda? Sì, volevo sapere. Sì. Trattato casi di grandi patologie neurologiche, sì, come no? Sì. Sì, allora facendo questa medicina, allora di solito si inizia a lavorare in un posto e si vedono solo i casi disperati, cioè quelli che hanno già girato tutti, che non vedono l'ora di arrivare uno nuovo per provare la cosa in più, o perché vogliono guarire o perché vogliono poter dire di aver fatto ancora una cosa e far vedere che non sono migliorati. I primi sono quelli malati, gli altri sono i depressi, queste sono le due grandi categorie. Poi se si riesce a curarne un po' bisogna
essere fortunati, si diventa popolare e si iniziano a vedere sempre più persone, si vedono i casi normali e dopo un po' si riesce a vedere anche tutta una serie di realtà nel mezzo. Qua a Milano, in Soen, abbiamo fatto uno studio proprio sul Parkinson e avevo fatto, mi sembra, 200 visite a parkinsoniani, una cosa del genere, con dei buoni risultati, peraltro, con agopuntura e erbe, tra l'altro. Poi abbiamo proseguito solo con l'agopuntura. Abbiamo misurato i risultati, abbiamo visto che chi ha analizzato i risultati paragonava l'intervento di agopuntura a un intervento chirurgico, cioè quelle tipo, non so come si chiamino, ma quei sistemi che mettono nel cervello dei parkinsoniani per, ok, avete capito, i chip, quelle. Il concetto è che se volete, ve lo spiego col paradigma cinese, l'agopuntura sblocca i meridiani e muove l'energia e la persona smette di trepare, sta meglio. Per la medicina occidentale, se noi miglioriamo con l'agopuntura i dolori, la tensione muscolare, questa persona sta più dritta, migliora il suo equilibrio, casca meno, ha meno male, sta più dritta, cioè, capite, la sua patologia migliora e riduciamo il rischio di caduta, che è la cosa peggiore che può capitare. Come dire, ci sono diversi endpoint, ci sono diverse unità di misura del miglioramento che vanno al di là del dolore secco o dei tremori, ma che possono essere misurati se si fa uno score abbastanza grosso, e queste sono tutte cose che abbiamo visto. Più o meno tutti i pazienti che hanno fatto l'agopuntura hanno continuato a farla. C'è anche chi non è andato bene, ma la maggior parte sono andati bene, e secondo me il fatto che questi continuino a farla mi sembra significativo. Non con me, continuano a farla con gli agopuntori vicini a casa loro, mi sembra significativo del fatto che possa dare un contributo. Si tratta anche di ciò. Sì, un attimo, c'è una domanda. Volevo sapere un'altra cosa riferito al mio problema di famiglia. Sì. L'agopuntura è efficace entro una certa età, o fino a un po' è meglio, cioè non serve più virgolette a niente, oppure ha una sua valenza anche in età particolarmente avanzata? Qual è il limite dell'età dell'agopuntura? Non c'è un limite dell'età dell'agopuntura. Di solito c'è un limite inferiore, nel senso che i bambini, se sono troppo piccoli, scappano e non si riesce a prenderli con gli aghi. E gli anziani a volte sono troppo deboli per sopportare un trattamento con agopuntura. E in realtà il trattamento d'agopuntura non è un'iniezione standard. Posso mettere 100 aghi, posso metterne 2, posso metterli grossi così o sottili così. Tratto prevalentemente anziani, perché di solito perché la vita passa, si accumulano i problemi e di solito vengono loro. Prevalentemente anziani forse non è corretto, però ne vedo tanti, diciamo, come nell'ultimo terzo della vita, ecco, diciamo, dipende uno che programmi fa, però l'agopuntura, a volte diciamo che le persone con più energia come i bambini rispondono prima e con meno trattamenti. L'agopuntura, questa è l'idea che mi sono fatto io, l'agopuntura sposta l'energia, cioè ce n'è tanta ed è vivace, più facile, fine della storia. Gli anziani, opposto, ce n'è meno, è più statica perché è legata al sangue, è legata a certe cose, quindi è più difficile muoverla. Ci sono eccezioni, ho visto anziani cambiare da così a così nel giro di una seduta e ho visto bambini non cambiare di una virgola con 5-6 sedute, ok? Però, sì, quindi negli anziani, sì. L'altra domanda era l'insonnia, sì, si tratta l'insonnia con l'agopuntura, ancora meglio con le erbe, ancora meglio con il comportamento. Ho scaricato di recente un file, un'accademia cinese che seguo, sulla igiene del sonno sotto la dinastia Qing, quindi l'ultima dinastia, 1700 giù di lì, cioè questo trattato su come si fa a dormire bene. C'erano i problemi del sonno anche nella dinastia Qing e vorrei tradurlo e metterlo tipo online gratis per tutti sul sito. Quindi agopuntura sì, erbe sì, però se si riesce a correggere le abitudini, a seguire i loro trucchi, magari le ginnastiche energetiche, è il modo migliore per abbassare il Qi, far entrare nel sangue, entrare nel sonno. Vai. L'energia del Qi, sì? È uguale in ognuno di noi oppure... Sai già la risposta? Ok, la domanda è: l'energia C è uguale in tutti noi o no? Dipende cosa intendete per C.
è chiaro che siamo tutti diversi, sia fuori sia dentro, o forse siamo tutti uguali, dipende da quanto distante ci guardate. Ognuno di noi ha delle manifestazioni energetiche diverse. Più o meno tutti abbiamo un nostro centro e quello che io chiamo il derangement. Uno tendiamo a sviluppare sempre le stesse patologie. C'è chi ha mal di pancia, c'è chi ha la dermatite, c'è chi ha il mal di testa, c'è chi ha l'intestino irritabile. Meglio stiamo, meno sviluppiamo patologia. Quando succede qualcosa che ci sgangera, iniziamo a sviluppare quel tipo di patologia. Ognuno ha il suo. A volte cambiano, però ognuno ha il suo. E quindi il trattamento va rivolto a ogni persona, cercare di mettere a posto quella cosa. Se noi riusciamo a fare, e la medicina cinese è ricca di queste cose, delle pratiche di salute, cioè coltivare la vita, Yang Sheng come lo chiamano loro, coltivare, nutrire la vita, la salute, cioè le buone abitudini, è quella cosa che tutti possiamo fare uguale ed è buona per tutti, perché ci permette di rientrare nel nostro centro e sviluppare meno. Io ho dermatite, l'altro mal di pancia, l'altro mal di testa, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo tutti uguali, siamo tutti diversi. Va bene? Sì. Cura anche patologie tipo neurologiche, tipo demenze, Alzheimer, è efficace anche? Allora, l'agopuntura, la medicina cinese, dai, tratta l'Alzheimer, la demenza, queste patologie qua? Sì e no. Sì, nel senso che si può fare, sì, c'è della ricerca a favore, non sono risultati incredibili, c'è della ricerca sull'uso dell'agopuntura, c'è della ricerca sull'uso delle erbe e c'è un razionale per entrambe. Un mal di schiena passa sempre, sempre, oddio, passa in maniera affidabile, ok? L'insonnia, se la prendiamo di riffo, di raffa, in qualche modo, salvo i casi disperati, la si tratta, la si migliora. Certi casi di demenza, certi casi di Alzheimer, sì, magari migliorano un pochettino, ma non mi sento di dire che l'agopuntura o le erbe facciano, in certi casi fanno la differenza, ma la malattia va avanti, e in certi casi non mi sento di dire che fanno la differenza. E quindi se l'idea è cerco di dare un miglioramento finché è possibile, per quello che è possibile, sì, perché no. Però non mi piace una medicina che si inserisca bene, che faccia vedere che fa. E su queste malattie il cambiamento è così sottile che non mi dà tanta soddisfazione. Quindi funzionare sì, non in tutti, non per tutti, non mi piace tanto perché non vedo una grossa differenza come in altre patologie che preferisco trattare. Però sì. Sì, prego. No, mi curiosiva sapere se in Cina sono tanto diffuse come da noi ultimamente le malattie autoimmuni e se la medicina cinese. Sì, la patologia autoimmuni è Cina. Le patologie autoimmuni sono diffuse in Cina, non so se come da noi, nel senso che certi gruppi etnici hanno una prevalenza diversa rispetto alla nostra, di sicuro ci sono. E una delle persone più care che ho in questo mondo ha fatto un dottorato di ricerca sulle patologie autoimmuni in Cina. Per la medicina cinese una malattia autoimmune può avere diverse cause energetiche e va trattate con aghi e erbe sulla base della causa. Quindi stessa patologia come etichetta occidentale, diverse formule. Se ben fatta, sono molto efficaci. È difficile qua riuscire a fare una buona terapia con le erbe che ci sono per queste patologie. Nel senso che spesso i dosaggi sono alti, sono terapie lunghe, qui diventano costose, certe erbe difficili da raggiungere. Si può fare qualcosa con le erbe, sì, con l'agopuntura, sì. Certe patologie, ho visto una paziente 5 giorni fa che ha avuto una riduzione del titolo anticorpale da 120, 128, 130, quello che aveva 8, con dei miglioramenti di sintomi, ma quello che mi interessava è che ci fosse un'oggettivazione del dato. Quindi sì, si possono trattare come tutto. La medicina cinese è un sistema medico a parte, tratta tutto, alcune cose meglio, altre peggio. Il grosso vantaggio è che noi abbiamo la medicina occidentale e la medicina cinese, viviamo in un'epoca fantastica. Sì. 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 Ok. Che ha molte controindicazioni, effetti collaterali, spesso anche pesanti, soprattutto quando una persona
prendere quel tipo di farmaco anche per il resto della sua vita. La domanda è: trattare la radice o trattare il ramo? E trattare la causa, trattare il sintomo, trattare la radice, trattare il ramo, come si dice in medicina cinese, qual è la differenza fra le erbe e la medicina occidentale? Dico bene? O meglio, è possibile... C'è un miglioramento, cioè che c'è anche un aspetto positivo nella medicina cinese, sì? Perché forse, e la mia domanda è questa, l'erba ha degli effetti indesiderati, collaterali, minori rispetto agli effetti indesiderati e collaterali. Sì. Allora, sì, e noi abbiamo farmaci che si indirizzano al sintomo, farmaci che si indirizzano alla causa, e esistono le erbe per i sintomi, le erbe per le cause. E la farmacoterapia occidentale ha degli effetti collaterali a volte importanti e a volte necessari, almeno a mia opinione. La farmacoterapia cinese si può indirizzare al sintomo, alla causa, ha a volte effetti indesiderati, a volte necessarie, a volte legate all'inesperienza o agli errori di una formula erboristica che va corretta per come dire, limare gli effetti collaterali. La grossa differenza, per quello che vedo io, tra una terapia occidentale e quella cinese, che la terapia occidentale è abbastanza schematica, cioè è fatta per algoritmi, potrebbe farlo una macchina, farebbe meglio di molti medici, sicuro, meglio di me di sicuro. C'è un problema, diamo questa cosa qua, o è un antibiotico, o è un antinfiammatorio, o un cortisonico, sono questi più o meno i farmaci che abbiamo, non è che si scappa. Con la terapia cinese abbiamo erbe per trattare il sintomo, quindi in urgenza, erbe per la causa, le erbe sono delle grosse famiglie e ci permettono di fare una terapia legata al paziente, quindi questo sintomo, mal di pancia, sì, mal di pancia in uno magro, in uno grasso, mal di pancia in un agitato, mal di pancia in uno che ha l'insonnia, com'è l'intestino? E allora noi andiamo a calmare i dolori della pancia, ma vogliamo anche lubrificare l'intestino e unire il ciclo sangue in modo che vada bene nel sonno. Quindi usiamo delle erbe che portino verso il basso, che siano umare, ma magari non troppo, perché dipende com'è l'intestino, se tende ad avere delle feci molli o tende ad avere la stipsi, sono scelte completamente diverse. E quindi se una persona abbastanza brava con le erbe riesce a inserire una formula giusta che va a coprire bene tutto lo spettro di sintomi del paziente e farlo stare bene subito, con pochissimi effetti collaterali. Mi sembra molto più bella la terapia con le erbe e anche molto più rischiosa, se volete, perché chi ci dà le erbe, da dove arrivano, chissà quelle sono, chissà chi le somministra, sarà bravo, non sarà bravo, eccetera, eccetera, eccetera. Domanda. Sì. Qual è la diagnostica in medicina cinese? È una bella domanda. È diversa dalla diagnostica occidentale. La diagnostica occidentale si basa sulla diagnosi d'organo, quindi facciamo degli esami per capire dov'è il problema o cosa c'è che non va. RX, ecografia, TAC, risonanza, sono queste. Ah, esami del sangue, ok? L'altro grande, l'emocromo, forse l'esame occidentale che dà più dati in assoluto in un solo esame. La medicina cinese prende informazioni più generali, cerca di capire il qi di una persona da che parte è troppo espanso, è troppo chiuso, tende ad essere bloccato in una zona del corpo e non andare in un'altra, ci si chiede il perché succede questo e quindi lo fa guardando, chiedendo qual è il sintomo, andando a sentire i polsi, guardando la lingua, toccando la pelle e vedendo che cosa succede dando certi trattamenti. Cioè, se il trattamento con le... Mi è capitato due giorni fa, cos'era? Due giorni fa, sì, che è venuta una mia amica, come al solito, si succedono sempre sugli amici queste cose, ha detto, ah, non ti preoccupare, prendi queste erbe qua, starei benissimo, è stata peggio il triplo, però il trattamento era chiaro. Io avevo un'idea precisa, ho dato delle erbe per fare esattamente una cosa in quella direzione, è stata peggio, ho detto, ah, va bene, andiamo nell'altra. Settimana prossima vi dirò com'è stata, però di solito quando il peggioramento è così chiaro permette di fare un'inversione precisa, cosa che con i farmaci non sempre si riesce a fare, è un mondo diverso, entrambi calzano la realtà in modi diversi, la medicina cinese non riesce a coprire certe parti, la medicina occidentale non riesce a coprirne altre e quindi se le abbiamo tutte e due di solito abbiamo più chance.
Sì. Tecnologie che non sono tanto chiare, l'esempio cefalee tensive. Sì. Cefalea tensiva, agopuntura passa o migliora veramente tanto anche alla prima. Il, diciamo che come buona norma, più la patologia ha un esame occidentale diagnostico positivo, inequivocabile, tumoraccio per esempio, è lì, più la medicina occidentale è brava a trattarlo. Tutto quello che invece è più, come dire, disfunzionale, cioè non c'è da nessuna parte il problema, ma tutti hanno un problema, tipo la cefalea, mangio tanto e mi viene la cefalea, per la medicina occidentale non ha nessun senso, eppure succedono queste cose. La medicina cinese riesce bene, perché è stata pensata per agire sull'insieme più che sul dettaglio. Invece per togliere un piccolo problema la medicina occidentale è meglio. Quindi scheggia nell'occhio, medicina occidentale, sottili disfunzioni, medicina cinese. Vogliamo concludere riprendendo il tema della conferenza con quali sono per lei gli spunti per vivere al meglio, tipo in una giornata tipo sotto la, così, la, seguendo la cultura medica cinese. Quali sono gli spunti per una giornata tipo per vivere meglio? Beh, si chiama Daoyin in cinese. Significa ascoltarsi in sostanza. Dao Yin è una parola composta. Dao è il Dao del Dao De Jing, del libro del Dao. Dao si dice in cinese Dao, che vuol dire afferrare, prendere qualcosa, cioè muoversi in una direzione per ottenere un risultato. Yin invece è un fare qualche cosa e aspettare che qualcos'altro succeda. È come se io voglio prendere un passero, per usare un'analogia delle arti marziali, del Tai Chi. Io posso afferrare il passero, Tao, oppure posso mettere giù le bricioline e aspettare che il passero arrivi e mi venga sulla mano. Sono buoni entrambi, ma sono due sistemi opposti. Uno Yang e uno Yin. Uno è Tao e uno è Yin. Allo stesso modo, diciamo questo sistema di ascolto può essere applicato nella nostra vita di tutti i giorni. Io mangio tanto e penso, cavolo, quanto ho mangiato, la prossima volta mangio meno, però la prossima volta devo mangiare meno, rendermi conto di come sto meglio, farci casi, ah, ma vuol dire che riesco a stare così, provo a fare 100 passi, ah sì, in effetti sto meglio, dai, provo a farlo un'altra volta, no? Come è andato il sonno? È andato meglio, è andato peggio? E quindi riuscire a portare l'attenzione da altre cose che sto facendo a me stesso e cercare di capire come posso migliorare. E vi stupirete di come riuscirete a migliorare un sacco di cose di voi semplicemente facendoci caso. Il problema è che spesso non ci facciamo caso, la nostra mente va da una parte e facciamo altre cose. Quando siamo in palestra, cosa che non passo mai, tendenzialmente c'è l'idea è, io faccio un esercizio mentre guardo la TV, mentre ascolto la musica, mentre parlo con qualcuno. La mia testa non è mai sul mio corpo. Quindi il mio Shen, la mia mente non è mai concentrata su quello che sto facendo, cosa che invece è fondamentale quando si fanno gli esercizi di Qigong, le ginnastiche energetiche. Cos'è meglio? Dipende dalla circostanza, ok? Però sicuramente se io porto l'attenzione sul mio corpo, il mio corpo funziona meglio, questo è dimostrato. Le ginnastiche energetiche sono meglio della palestra per il mantenimento dell'equilibrio degli anziani, perché non si sa esattamente, ci sono diverse idee, ma una di quelle che va per la maggiore è che portare la mente sul proprio corpo mentre fa certi esercizi permette di scavare certe direzioni, certi collegamenti nel cervello che permettono di ricostruire quel meccanismo anche in una situazione di panico, quando perde l'equilibrio per esempio. Quindi ginnastica energetica batte ginnastica, non so come si chiama, da palestra, almeno per quanto riguarda la caduta negli anziani. Allo stesso modo, se noi mangiamo guardando un film o parlando al telefono, arrabbiandoci, che è quello che faccio io di solito, non è buono come pensare a cosa c'è nel piatto, pensare ma cosa mi sto buttando dentro, questo è il mio carburante. E magari è quello lì che certe cose cominciamo a metterle via, a prenderne delle altre perché ci sembrano più interessanti o più buone.
o se pensiamo a che cosa vogliamo mangiare, magari la volta che mangiamo quello che ci fa bene. Non bene nel senso che è bio, nel senso che abbiamo proprio bisogno di quello. Tanto all'essere lunga c'è tutto. Quindi, Dao Yin. Prestare attenzione e cercare di ottenere dei benefici. Grazie. Prego. Grazie.